Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo l'HK417D della VFC. Let's go! La VFC, oltre ad essere nota per produrre fucili di alta qualità, è anche nota per porre un realismo unico all'interno delle proprie repliche. Per realizzare questa replica, infatti, hanno acquistato dalla Eichler & Koch, produttrice del modello originale che questa replica emula, i diritti per porre tutti i loghi originali presenti sulla controparte reale. Un po' di dati interni tecnici. Questo fucile monta un gearbox versione 2.2 dedicato, diviso in tre parti. Boccole da 8 mm, ingranaggi in acciaio autospessuranti e molla filo joule. Troviamo inoltre un pistone rinforzato, una testa pistone cilindro in metallo, spingi pallino allungato e tendimolla con cuscinetto in metallo, mentre la canna interna è da 300 mm. Un po' di caratteristiche esterne per questo fucile. Lo spegnifiamma è dedicato con sgancio veloce del silenziatore. Ma perché? Allora, il fucile monta uno spegnifiamma dedicato con sgancio rapido del silenziatore di tipo Colt. Il RAS invece è realizzato dal pieno. Cosa significa? Praticamente loro hanno preso un blocco di metallo, l'hanno definito, modellato, rimosso tutto quello che non serviva e hanno creato questo pezzo. Questo lo rende praticamente indistruttibile ed è la parte probabilmente più solida dell'intero fucile. Per farvi capire meglio, diciamo che se dovesse scoppiare una bomba a idrogeno in Italia, l'unica cosa che rimarrebbe oltre agli scarafaggi è questo pezzo. Piccola nota sull'otturatore, come potete vedere adesso è aperto, tramite il sistema di rilascio dell'otturatore questo si va a chiudere, esatto, chiudiamo anche lo sportellino, per aprirlo usiamo la leva d'armamento, che si va a aprire, questa leva d'armamento non dispone di molla, quindi dovremo essere noi a spingerla e chiuderla, come potete vedere viene lasciato aperto completamente l'intero otturatore per poter guardare all'interno e come vi ho già fatto vedere quando abbiamo finito di giocarci lo chiudiamo. Continuando con gli elementi esterni troviamo due attacchi cinghia, uno a sinistra e uno a destra posteriore, stessa cosa sul davanti, troviamo un attacco a destra e uno a sinistra, il calcio è telescopico quindi è allungabile in varie posizioni, l'altra cosa molto interessante è che il vano batteria posta all'interno del calcio, si apre in questa maniera, è molto comodo, si pone la batteria all'interno, si chiude e siete pronti a giocare senza problemi. Piccolo appunto, è fatto in gomma bombata, questo lo rende molto comodo sulla spalla dell'operatore. Per quanto riguarda il caricatore invece è monofilare, tiene ben 100 pallini, mentre l'originale monta cartucce 7,62x51. La canna esterna è un 11 pollici. E i materiali di cui è composto il fucile sono fibra di nylon per il grip e il calcio, il caricatore è in tecnopolimero, mentre il resto del fucile ha un guscio in metallo con loghi serigrafati. Va bene ragazzi, procediamo alla prova di tiro di questa bellezza. Bene, proviamo adesso a sparare in grafica. Tiriamo un po' le somme su questo fucile. Allora, le parti combaciano perfettamente, quindi non fa né giochi sinistri né movimenti strani. Soprattutto non c'è quello spiacevole movimento che avviene tra il RAS e il castello superiore, che personalmente mi dà un fastidio incredibile. Per quanto l'interno del fucile sia di media alta gamma, è nell'esterno in cui questo fucile eccelle e raggiunge la quasi perfezione. La sensazione tattile e visiva di questo fucile è quasi imparagonabile. Unica piccola nota, trovo importante porre un grip sul fucile in modo tale da aumentare la velocità di puntamento e di movimento del fucile. La qualità interna del fucile permette di utilizzarlo per almeno 2 anni con una 7.4 sottoponendolo a un medio-alto stress senza necessità di modifiche. Per i veri esperti si consigliano delle piccole modifiche interne per raggiungere la perfezione sotto ogni campo. Non so chi tu sia ma mi hai rovinato la registrazione. Bene ragazzi, questo è tutto quello che ho da dirvi su questo fucile. In descrizione trovate il link che vi porterà direttamente sul sito del 6 mm dove trovate altre informazioni specifiche del fucile. Se avete dubbi, perplessità o vi va di fare un giro, passatelo al 6 mm che a noi fa piacere. In descrizione trovate anche il nostro Instagram e Facebook e noi ci vediamo a un prossimo video.